Buongiornissimo a tutti, io adesso sto per andare a lavoro, non ve l'avevo detto perché è un po' che non pubblico qualche video, mi era passata un pochino la voglia, adesso vediamo di ritornare un pochino e non ve l'avevo detto, comunque vabbè su Instagram sì l'ho detto e mi hanno anticipato l'orario, quindi invece di andare alle 9 devo essere là alle 8 e mezza e vado via alle 5 e mezza invece che alle 6, lo preferisco assolutamente perché così insomma posso tornare a casa prima. Oggi è lunedì 13 gennaio, come avete visto colazione con French toast. Devo dire che prendono un po' di tempo al mattino, quindi ultimamente sto preferendo colazioni che posso magari preparare la sera prima o comunque che la mattina siano già pronte, perché non voglio mangiare ingurgitando il cibo, perché poi comunque ho visto che ovviamente mi gonfio, mi sento magari la pancia dura e ovviamente poi non fa bene mangiare in fretta. Comunque niente, oggi mi dovrebbe arrivare un nuovo pacco di bulk powders e spero insomma che venga arrivi oggi, così stasera vi faccio vedere, perché ho preso un prodotto, la maca. Mi sono molto informata su internet così sulle particolarità della maca, perché io proprio ho bisogno di qualcosa che mi dia un po' di energia, quindi onde evitare di andare su bevande energetiche perché poi danno a sue fashion, e anche onde di prendere sempre il magnesio, il potassio, insomma quelle cose lì. La maca diciamo racchiude tantissime vitamine e niente, quindi noi ci vediamo tra 9 ore. Sono tornata a casa, sono le 6 e mezza, sono arrivata a casa alle 6, è stato bellissimo, ci ho messo 21 minuti cronometrati, ma perché da quando ho iniziato ad andare là che cerco strade alternative per metterci il meno tempo possibile e forse le ho trovate. Comunque, ora sto facendo un po' di merenda. Abbiamo un kiwi, un po' di pera e yogurt al 2%. Allora, io vi avevo detto che mi sarei allenata, ma farei tutto troppo in fretta perché poi vado a cena da una mia amica che le faccio compagnia e dormo da lei. E quindi insomma preparo tutto quanto, poi scegli i vestiti, prepara il cibo, ho detto ascolta mi alleno poi mercoledì, perché ci vado sia oggi che domani da lei, però domani vado ad arrampicata direttamente dopo lavoro, quindi ho deciso per oggi di insomma riposarmi, non allenarmi, mi allenerò poi mercoledì e venerdì a casa, e arrampicata invece suppongo giovedì, domani, e poi vabbè sabato come sempre. Per domani a pranzo ho deciso di portarmi dei ceci, circa 100 grammi di ceci secchi, apportano sia proteine che carbo, li riutilizzo come fonte unica, magari adesso di carbo non mi ricordo di preciso quanti, al massimo aggiungo un pochettino di pane, adesso poi ci guardo. Ah, per controllare i macros di un alimento guardate direttamente nel prodotto, oppure io utilizzo MyFitnessPal come app, cercate di inserire magari il marchio del prodotto oppure potete proprio fare lo screen del codice a barre per trovare proprio nell'app il marchio preciso del prodotto. Comunque c'è un video preciso sul mio canale dove spiego un po' come uso MyFitnessPal e come appunto usarlo. Il pacco di bulk non è arrivato purtroppo e sicuramente arriverà domani, comunque io adesso vi mostro comunque quello che è arrivato. Le prossime clip sono già direttamente di domani. Eccoci qua, allora, luce pessima. Faccio vedere molto velocemente il pacco di bulk powder, come vi avevo detto. E sono già passati 2 giorni, mi è arrivato 2 giorni fa, però adesso ho trovato un attimo di tempo per farvi vedere, insomma, e ho già provato qualche cosetta, così almeno vi posso già dire, insomma, dare qualche recensione. Allora, prima di tutto ho preso 2 integratori, uno di semplicemente vitamina D, in questo caso c'è scritto D3, me l'ha consigliata la mia dottoressa per il mio caso di artrite reumatoide, però comunque è un valido integratore consigliato anche in generale, soprattutto alle donne, quindi insomma questo. E poi l'integratore che io spero veramente mi possa aiutare è questo integratore di maca. Mi sono informata prima di acquistarlo, anzi voglio consigliare a Bulk Powders sul loro sito di mettere più informazioni, perché non ci sono molte informazioni che invece si trovano sul web, che sicuramente invogliano molto di più a comprare il prodotto. È adatto a chi soffre di anemia, io soffro di anemia, infatti integro ferro,
sotto prescrizione medica ed è adatto appunto a questi vuoti energetici, proprio c'era questa parola su questo sito. Io cioè, arrivo al lavoro, nonostante io riesca a dormire comunque 6 ore e mezza, 7 ore, io vado a letto anche abbastanza, insomma cerco di andare a letto prima, però sto molto con gli occhi spalancati, non riesco bene ad addormentarmi, quindi non è il fatto che vado a letto tardi. Comunque, cioè, dico, non è possibile che non mi bastino queste ore. Io arrivo per lavoro che ho la faccia smorta, infatti mi chiedono spesso: ma possiamo aiutarti? Possiamo fare qualcosa? E arrivo a casa che sono stanca, veramente stanca. Dico, non è possibile a 25 anni avere questa stanchezza. Quindi, vabbè, sarà che magari non sono tanto motivata così o altre cose, però anche in generale, prima di iniziare a lavorare, avevo questa stanchezza perenne. E niente, quindi insomma. Proviamo con questo integratore e comunque vi saprò dire bene tra un po' di tempo perché ovviamente i risultati con l'integratore si hanno dopo del tempo, non di sicuro in 2 giorni. Ho preso questa volta 1 chilo, così forse mi basta, insomma non devo prendere in altri ordini delle mie proteine neutre isolate. E quelle che sto usando tantissimo, le metto veramente ovunque, non le uso tutti i giorni ovviamente, e non le uso come un'integrazione in più di proteine, ma come sostituto per alternare albume, yogurt, quelle cose lì. Poi una nuovissima barretta, questa qua, vi metto comunque tutti i link in info box, questa è buonissima, è più grande delle altre barrette, queste 65 grammi, le classiche Macro Munch, queste 85 grammi. E infatti ha comunque un tot di carboidrati, ha 38, 32 grammi di carboidrati per 85 grammi. Quindi contate che 32 grammi di carboidrati sono circa 50 grammi di pasta, riso. Quindi insomma, cioè, dateci un occhio. Io infatti ne ho mangiato poi metà perché era buona e volevo tenermela per un altro giorno. Consigliata. Potete comunque prendere anche singole barrette, cioè non per forza i pacchi da 10, quante sono. Potete prendere anche singolarmente, infatti ne ho prese 5 di queste qua che non avevo ancora provato. E questa qua è gusto caramello, mi pare, se non riscordo male. Mi è piaciuta tantissimo, contate che comunque, cioè, io prendo spesso le barrette da bulk e sto provando tutti i gusti. Quando le mangio mi sembrano veramente buonissime, ma lo sono. Però dopo 4-5 che ne ho mangiate nel tempo, dico, oh, non mi piacciono più tanto, faccio fatica a mangiarle. Per esempio le barrette veg, all'inizio sono rimasta un attimo così, poi mi sono piaciute un sacco, tutto il che ne ho mangiate quasi tutti i giorni, adesso le schifo. Quindi, insomma, adesso voglio essere sincera con voi, giustamente, quindi secondo me dovreste partire prendendone qualcuna. Non prendetevi il pacco da 10-12, adesso quante sono, perché insomma rischiate di mollarle lì. Poi, se vi piacciono, vi prendete i pacchi grandi. Però, dato che c'è questa possibilità, prendetene un paio di ognuna, magari così fate le vostre valutazioni. Per ora queste qua, ma vi dico, vi ho dato 2 morsi, però il sapore è molto buono. Poi ho ripreso i miei soliti biscotti, questi qua ci sono anche il gusto cioccolato e arancia, a me non piacciono quelli, però c'è chi invece al contrario, non piacciono questi, piacciono quegli altri. Quelli al cioccolato e arancia non li riesco a mangiare così, li devo scaldare in microonde, così mi piacciono molto. Questi qua invece li riesco a mangiare benissimo anche così. Già finito? Poi ho preso una semplice maglietta di bulk powders da usare ad arrampicata. E niente, tutto qua. Questo è stato il bottino. Niente, è stata una giornata. Passano in fretta, devo dire, le giornate, perché per fortuna passano. Purtroppo, però, tipo oggi ho fatto per 2 ore la stessa identica cosa. Stavo preparando delle raccomandate e mi ha fritto. Frigge proprio il cervello fare la stessa cosa per tanto tempo di seguito. Avrei preferito fare un'ora di quello e poi fare qualcos'altro. Come sta venendo un herpes? Adesso io ho un po' di ansia per gli sfoghi che mi verranno e come insomma il mio corpo magari reagisce, non me ne rendo tanto, magari comunque mi stressano molte cose e vediamo poi il mio corpo come sfogherà questo stress. E perché io comunque non mi rendo mai conto di essere stressata, però magari alzo la voce con i miei genitori, mi
tratto male, così queste sono forme di sfogo che io non mi rendo bene conto, magari in altre occasioni non avrei. E poi appunto il mio corpo anche reagisce dando altri sfoghi. Niente, io spero che questo video vi sia piaciuto e scusate, sono stata un po' assente, è stato un po' un periodo così e niente, spero di riprendere un po' il ritmo, anche perché comunque ho molto meno tempo per riprendere e comunque come vedete le riprese sono quel che sono. E niente, fatemi sapere se vi è piaciuto il video, noi ci vediamo alla prossima, ciao!